Siamo con Argyris Palagopoulos del giornale di Syriza, oggi a Roma per un'iniziativa che ha come tema cambiare la Grecia per cambiare l'Europa. La Grecia vive un momento di grande opportunità per la sinistra, si va a queste elezioni presidenziali e forse alle elezioni anticipate in cui Syriza può vincere il governo del paese. Voi come la state vivendo questa grande opportunità e anche questa grande sfida? Sì, è una grande opportunità probabilmente per avere un cambio di governo, però per il nostro paese è una disgrazia perché arriviamo dopo anni di sacrifici, dopo che hanno distrutto praticamente lo Stato sociale, dopo che uno sui tre greci è disoccupato, quasi uno sui tre greci non ha il diritto per l'assistenza sanitaria pubblica, allora veramente siamo in un disastro. È un momento importante non solo per la Grecia ma penso anche per il resto dell'Europa, specialmente l'Europa del Sud, perché sicuramente Syriza vincerà le elezioni. Noi speriamo di avere la possibilità di fare un governo con la maggioranza assoluta, perché dopo veramente cominceranno le cose difficili. Quali sono le cose difficili? Noi vogliamo fare una conferenza per il debito che riguarda moltissimo questa cosa anche l'Italia, vogliamo abolire il fiscal compact e vogliamo un piano per lo sviluppo e per il lavoro in tutta l'Europa. Ma voi di Syriza fate paura? La scorsa settimana, solo all'annuncio di un possibile arrivo di Syriza al governo, sono crollati i mercati, si dice che l'euro non resisterà alla vittoria di Syriza in Grecia e che l'Europa andrà in frantumi. Veramente paura la fanno i mercati e i speculatori. Se l'euro ha resistito dell'austerità che ci ha imposto Merkel, penso che non avrà bisogno o paura di Syriza. La cosa è importante. Quindi voi non siete per uscire dall'euro? Noi non siamo assolutamente per uscire dall'euro. Io penso che con le nostre proposte è una buona occasione che l'euro si mette a salvo cancellando una gran parte dei debiti dei paesi del sud Europa, ma la cosa importante è che utilizzano i speculatori il crollo delle borse e tutte queste cose che dicono anche contro Syriza per l'euro, per la frammentazione dell'Unione Europea, per mettere paura ai cittadini, sia per i cittadini greci che non votino a sinistra, sia per gli europei che fanno paura, perché probabilmente non hanno paura solo di Syriza, probabilmente hanno paura anche dei Podemos in Spagna, probabilmente hanno paura anche della sinistra portoghese e probabilmente avranno anche paura che se in Italia, dopo tutti questi disastri degli ultimi mesi, nasce una grande sinistra nel vostro paese. Andando nel concreto, qual è la situazione che si può prefigurare con un governo di Syriza? Voi andrete a parlare con la Merkel, cercherete un rapporto con Renzi, cosa farete per restare in Europa e nello stesso tempo ricontrattare il debito? Per prima cosa, visto che siamo in Italia, per noi è molto importante l'Italia, è il paese che ha il più grande debito estero, figuriamoci, il vostro debito supera la somma di tutti i debiti degli altri paesi del sud Europa, sicuramente l'Italia è un paese che sarà in primo ordine, primo nella lista di avere contatti per vedere come seguiremo in Europa, e penso che Renzi può essere un bravissimo interlocutore su questa parte che riguarda la politica europea, perché è nell'interesse dell'Italia e nell'interesse di Grecia, abbiamo gli stessi interessi praticamente e sappiamo molto bene che la politica si fa sugli interessi, non sono questo momento le grandi coincidenze ideologiche, lo dico questo perché in altri paesi dell'Europa ci sono governi avversari ideologicamente di Syriza, però si possono trovarsi convergenze per fare delle cose insieme. Io penso che sicuramente noi la prima cosa che faremo, l'abbiamo promesso anche ai nostri elettori, e già praticamente lo facciamo applicare dove abbiamo le amministrazioni locali in Grecia, e ribaltare queste politiche dell'austerità. La prima cosa che faremo sarà di ripristinare il salario minimo ai livelli prima della crisi e ripristinare i contratti collettivi. Dove prenderete i soldi? I soldi questi qua non abbiamo bisogno di trovarli da nessuna parte, perché non siamo nemmeno costretti a informare la Troica e tutti quelli che ci costringono e ci hanno messo il cappio al collo, perché è una cosa di politica interna nostra. Sulla questione dei soldi, sulla questione allora del debito, proporremo questa conferenza europea per il debito e lì la Italia di Renzi, la Spagna di Rajoy, il Portogallo di Passos Coelho, ma anche l'Irlanda, ma anche la Francia, anche devono dire la loro, perché praticamente
è un interesse comune questo, e noi, con noi aprirà praticamente la possibilità di un cambio in tutta l'Europa. Però per questo magari penso che una idea molto buona questa che hanno messo per la campagna in Italia, cambiare la Grecia, cambia l'Europa.